Eccoci qui, pronti con la nostra Like a Dragon Week. Siamo alle battute finali del nostro Like a Dragon Isshin. Almeno penso, è tutto nella mia testa. Potrebbe anche essere un'illusione. Allora, nel frattempo, prendiamo il telefono, apriamo la live in modo che io possa leggervi. Riconnessione alla chat in corso. Già inizia male, già inizia male. Che non mi fa leggere, maledetto Twitch dal cellulare. Ottimizziamo un po' questa app. Che dite, signor Twitch? Signor Twitch, la fa funzionare meglio questa app? Così che io posso controllare tutto da qui. E invece mi sa di no. Dà ancora la riconnessione. Vedremo se riuscirò a leggervi quest'oggi. Proviamo a chiudere l'app e a riaprirla. Vediamo se vi riesco a leggere. Allora, Twitch, connessione in corso. Eccoci qua. Perfetto, ci siamo. Clicchiamo un pulsante e ci catapultiamo nel continuo. L'assassinio di Sakamoto Ryoma. Vediamo un po'. Abbiamo scoperto l'ultima volta che colui che si spaccia per Sakamoto Ryoma, che siamo noi, è nostro fratello. E adesso tocca le mazzate, quelle pesanti. Allora, dove dobbiamo andare? Qual era? Svolgerà domani? Ok, dobbiamo andare a dormire. Ecco che dobbiamo fare. Abbiamo preso già tutte le pozioni possibili e immaginabili. Direi, Oreo, che ci dici? Ci vediamo fino a domani sera. Se vuoi prepararti, fallo ora. Siamo pronti. Pronti? Prontissimi. Riposiamo. Cambio abiti, niente. No, non abbiamo nessun abito. Proprio un cazzo. Però a volte queste cose qua si sbloccano a fine gioco, come vediamo. Let's go. Cosa vuoi fare? Ah. Allora, abbiamo visto che a quest'ora non c'erano missioni. Proviamole tutte a questo punto, perché possiamo fino a mezzogiorno. Che magari le tre missioni che ci mancano, le tre missioni secondarie, sono nascoste in uno degli orari che non abbiamo visto. Vediamo un po'. Mi dici? Ah, boh, sempre domani sera per te, perfetto. Allora, mezzogiorno. Diamo uno sguardo alla mappa e vediamo un po'. Io ho sempre quell'oggetto che mi dicevo dove stanno le missioni secondarie, sì? Che se no sto facendo soltanto stronzate, se non ce l'ho. Però dovrei averlo ben custodito. Allora. La girandola gira, gira e rigira. Vediamo un po'. E il cappellino qui. Cappellino rivelatore. Verso la posizione delle missioni secondarie. Perfetto. E non rileva manco il cazzo. Perfetto. Quindi per il momento non ce ne sono. Cioè a quest'ora del giorno non ci sono missioni secondarie. Proviamo anche le altre due. Anche se è una rottura di cazzo dover fare avanti e indietro. Scusatemi. Amici di YouTube che vedrete questa cosa, vi metterò tipo uno skip se sarò capace quando inserirò il video. Allora, fino all'imbrunire. Di notte praticamente già l'avevamo visto, che era palesemente notte prima. Vediamo un po'. Adesso è imbrunito il nostro cielo. Che bell'albero di ciliegio che abbiamo per la finestra. Allora, vediamo un po' se nell'imbrunire, oltre a far spaventare la signora che stava passando, ci abbiamo qualche missione. Eccoci qua. Allora,
e neanche con l'imbrunire è apparsa nessuna missione secondaria. Quindi magari sono missioni che appariranno col tempo. Tempo al tempo? Tempo al tempo. Vediamo un po'. Allora, tempo al tempo, quindi ce ne andiamo dritti dritti al proseguo della nostra quest principale. Vai. Però aspetta. Proviamo anche riposa fino a notte. Non lo so. Che fa strano che è come se avessimo perso le altre opzioni. Perché è passata la giornata, forse. E dopo rimane soltanto. Sì, interessante. Come se fosse passato davvero il tempo allora. Nice. Fino a domani sera. Beh, sei tu che sei buggata che continui a dire fino a domani sera, ma il letto me lo dice che non è passato un cazzo di tempo. Cioè che il tempo sta passando e non possiamo più tergiversare. Vediamo un po'. Ultimo test. Vedere se sono spuntate le missioncine secondarie. E poi ce ne andiamo alla principale. Senza. Sì, senza ma. E tu? Ma che stai dicendo tu? E niente, non c'è un cazzo, quindi andiamo. Lanciamoci diretti nella quest principale e godiamo. Per forza, tocca. Tocca godere ad altissimo livello. Let's go. Du-ru-ru-ru. Vai, all'omiglia. Tutto pronto. Dovrei riposare fino alla partenza. Sì, per forza. Tutto pronto. È ora di andare all'omiglia. Ikuzo. Le grosse mazzate ci attendono. Saito-han?桂藩から伝言を預かってたので、お伝えに来たんどす。大宮での会合、必ず参加すると。そうか。わかった。藤堂藩のことは残念どした。桂藩もお悔やみ申し上げてます。斉藤藩もどうかお気をつけて。それじゃ、失礼します。 Ikumatsu, Ikumatsu. Per forza. Tutto pronto, Saigo e Katsura dovrebbero essere già all'omiglia. Ikuzo. Ikumatsu. Ok. Mo succede il patrack, ci attaccano all'omiglia o ci fanno fare questa assemblea tranquillamente. Eccolo qua, Saito. No, Saigo, Saigo. Saito siamo noi. わらかもしれないのに、さすが怖いもの知らずですね。二人の坂本龍馬、おもろそうな話やないか。そういうお前も興味あるんとちゃうか。ええ、興味津々って感じで。 飲んで大丈夫なんですか？何が起きるかわかりませんよ。<laughs> ならなおのこと飲まんとな。お前も飲め。せっかくだけど遠慮しておきます。昨日の晩に俺の女がちょっとした騒動に巻き込まれちゃいましたね。一晩中解放していたもんだから体調が悪くて。 集まってるな。どうも。どうも。どうなんや。坂本龍馬は来るんか。さあな。だが来るとすれば、そろそろなはずなんだが。
Eccoci. È quell'altro però, è nostro fratello. あの部屋か。連中がいる場所は。 Se questo è il filmato dell'inizio del gioco, eh? Siamo arrivati finalmente. Proprio quello. Così inizia il gioco. おしゃべりはええ。真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。 Andiamo a picchiarli tutti. Ultimo dungeon? Chissà. Aia. Possiamo sfondare questo e quelli là. Ok, lascio gli altri, devo proseguire, perfetto. Tutti quanti con le pistole questi. Dei più vicini. Ok. Solo questa si rompe. Let's go. Oh. Poca gente, dicono. Big mazzate oggi, ragazzi. Un oggettino. Congegniamolo. Ok.
Tiè. Ah, spettacolo questa super mossa che abbiamo fatto. Curato un sacco. Liberato la stanza, non sembra esserci altro, quindi proseguiamo. Sono cagati sotto, sono tornati con la pistola. Perfetto, così. Let's go. Ci hanno rapiti. Vabbè, picchiamo. Grosso errore. Portarci nella stanzetta con voi. Aia. Let's go. Ok, allora si va di là. Non si torna indietro, perfetto. Cucci da! Ah. Questi tre sono tutti tosti, dai. They meet the boss. Sa. Mi conviene curarmi un attimo, direi. Una pillolina di queste qua leggere, va. Let's go. Dai, uno è andato. Ah,
adesso tocca a te, Kish. Aia. Oddio, quasi morto, cazzo. Ai 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 ai. Ok. Tiè, muori. Let's go. Perfetto così. Sei ancora vivo? No, ok. Sembrava strano. Allora. Sentono i colpi degli altri al piano di sotto. Ok, siamo arrivati in zona boss fight, mi sa. Vediamo un po'.不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。 坂本龍馬だと。中岡大丈夫か。全部見抜かれていた。こっちの仕掛けた罠を逆手に取られた。何、外は見回り組で包囲されてる。西郷と桂はなんとか逃がしたが俺はこのざまだ。 無駄だ。やっぱりお前だったんだな。ちょうだい。 久しぶりだな、龍馬。方伯戦争を阻止する大政奉還、それに帝暗殺計画の阻止、先回りしたはずが全部お前に食い止められた。本当にすごいやつだよお前は。どうした、言いたいことがたくさんあるんじゃないのか。 Perché va a uccidere lo strovato stronzo? どうして俺が東洋の親父さんを殺させたのか。そしてどうして俺は竹地半平太の名を捨て坂本龍馬という人間になったのか。知りたいんじゃないのか。 その前に一つを教えてくれ。なんだ。本当によ、今俺の目の前にいるのは竹地半平太なのかよ。なんだと。
鏡で自分の顔を見てるか? 一体何があったんだよ? どうしたらそんなになっちまうんだよ? 兄弟! あんたが俺の名を語っていると確信した時から決めていた だが、何なんだこの気持ちは 何でそんな姿で俺の前にやってきたんだよ ヨウマ 見ただけで俺にはあんたが どんな思いでここにやってきたのかが全部わかっちまう にくいまま切らしてくれよ兄弟兄弟今日ここ大宮で坂本龍馬という男は死んだ坂本龍馬の伝説は幕を閉じたんだ何言ってんだお前残念だが今お前に殺されるわけには お前には最後の仕事をしてもらう必要があるからな何わけのわかんねえこと言ってんだおい トサで待つ アツ 全てはそこでわかる 待ておい 待てっつってんだ タケシ! タケシ! はじめちゃん 急に御寮エジモン 見回り組の連中も姿を消した どないなっとるんや? ん? 中岡! あれが坂本龍馬 フォトグラフの男やない 全くの別人や おいはじめちゃん どういうことや 一体ここで何があったんや 説明せえはじめちゃん 坂本龍馬は死んだ坂本龍馬という男は死んだんだ今日この時間この場所で Beh, quindi mo' inizia il gioco, dai. Mamma mia, bellissimo. Vediamoci il riassuntone. Kondō Isami ga nokoshita saigo no saku. Sore wa Tōdō Heisuke o Goryō Eji ni sennyū saseru koto datta. Inochi o toshita Tōdō no hataraki de Chōshū 薩摩、土佐の代表が一堂に集うことを知る龍馬たち。そして、長い旅の途中で生まれた仲間たちが集い、坂本龍馬を大宮へおびき出すべく力を合わせる。倒れる仲間たち、多くの犠牲を重ね、龍馬はついに、もう一人の坂本龍馬の正体を知る。 それは変わり果てた。竹地半平太だった。とてもいい髪色。どこなん。龍馬の元を去るのだった。
決着の時は近い。Momento fatidico. Si sta avvicinando. Finale! L'arrivo dell'alba. Oh mio Dio, ragazzi. Stasera lo finiamo davvero. Oddio, non sono pronto. Non sono pronto. の町ともお別れやな。土佐に行く準備はできとんのか、はじめちゃん。No, non sono pronto ad andare a Tosa. Devo prima cazzeggiare in giro, amico mio. Fatemi cazzeggiare prima di andare a fare il finale. Facciamo stasera il finale. Ora いつでもいい。Sono pronto. Motomoto この町で生きていた Saito Hajime としての生活は偽りのもの。別れを惜しむほどのものでもない。お涼ちゃんは、あの子はどないするんや。どうもこうもない。あいつだってこれ以上、今日の町に束縛される必要はないんだ。これからは好きな場所に行き、好きなように生きる権利がある。まあな。せやけど、あの子にとってはそれが、あの寺田屋なんとちゃうが。せやからお前を探っていたことがバレた後も逃げ出さんとあの場所でお前のことを待ち続けた。そやろ。さあな。お涼ちゃんはな、わしらと同じや。本当の自分とはちゃう、もう一人の自分を演じて生きていかなあかん立場やった。わし思うんや、本当の姿と仮の姿、そのどっちもがほんまの自分自身なんやと。せやからあの子にとっちゃ斎藤はじめに惚れ、斎藤はじめの背中を追った日々は偽りない日々やったんや。はじめちゃん、斎藤はじめとしてのお前は決して偽りなんかやなかった。斎藤はじめはこの時代、この瞬間、確かに新選組三番隊隊長として生きてたんや。この今日でそれを偽りの一言で捨ててまってはあかん。ちゃんとお涼ちゃんと最後のお別れくらいしてきや。出立は明日の朝や、まだ間に合う。ああ、わかった。わかった。ありがとうな、沖田の兄さん。なんやそれ、兄さんって。あんたにはずっと救われてきた。俺にとってあんたは兄弟みたいなもんだってことだ。なんや、少し恥ずかしいの。まあ、とにかく。ちゃんと最後のけじめくらいつけてこいや。Ok, andiamo a curarci, è quello che dobbiamo. Hai altro da dirci, Kit? Hajime ちゃん、お涼ちゃんとのお別れ。いや、まだだ。なら、早行ってこいや。男やったら。最後のちゃん、おい、気ぃつけろや。斎藤君か。私は何を考えている。何言ったってる。急ぎの用があるのか。斎藤君、出発は明日だ。君もやり残しがないようにしておけ。では斉藤、土佐へ立つまでもうあんまりないんや。後悔せんようにすんやで。OK。
Questo è l'ultimo giorno che gireremo queste strade. Tocca farci un bel giretto. Un giro largo di tutta la città. Lotteria di merda. Allora, vedere un po' i legami qua. Ci abbiamo ancora un sacco. Vabbè, Another life ci abbiamo tutto al massimo, tranne la Aruka. Dobbiamo portare a lei al massimo. Ok, e abbiamo queste tre missioni a Fushimi che per il momento non ci sono. Allora, let's go. Andiamo a vedere un po' che riusciamo ad apparare. Sono uscite quelle cazzo di missioni secondarie, ma non lo so, assurdo. Allora, ci facciamo un bel giro della città. Non penso che troveremo niente in realtà. E parlavo con il nostro amico Red. C'è qualcosa di nuovo interessante? No, non c'è un cazzo, va bene amico. Mettiamo un po' di virtù. Pescare se non messo funziona. Mi interessa questo. Ah ok, posso aumentarlo il sacerdote. E non è neanche al massimo di addirittura. Sto spavento passa a 12.000. Ok. Tu che mi dici? Niente, mi saluti e basta, vabbè. Andiamo a Fushimi, che non è possibile che non riesco a trovare le ultime tre quest. Questo qua, vabbè, voglio non buscare per forza. Ragazzi,
sì, ho sentito dire che sarebbe. Ah, ok. Certo. Per forza. Portiamoci. Ok. Modifica soldati, voglio lui, ok. Ristina la salute di Rioma in enorme quantità. Ristina di continua salute in base al numero di soldati con la spada e la squadra. Allora quasi quasi ti metto al posto di Tom. Tom lo mettiamo con la pistola. Ok. Pesco così. Ma lo facciamo stasera. Ci facciamo il giro perché tutto Fushimi dobbiamo andare. Fushimi inizia da qui. Ci aggiungiamo tutta quanta. Passare tempo, vero? Sì, è iniziato ad allenarsi al dojo, giusto? Come va? Oh sì, so più di che mai proteggere il popolo, ok. Devi reclutare i soldati, ok. Beh, il maestro del dojo ha detto che posso diventare fuori, ok. Va bene. Morale della guerra potenzia, 33 abitanti, soldato attivo. Donata leggendario. Aumenta la salute ripristinata. Ripristinata dei soldati medici tremendamente. Ah, ok. Forse tu sei meglio nella squadra principale. Che tanto abbiamo quello che ci cura comunque. Che questo qui ci cura. Ah, questo qui. Allora, quindi ti metto a te qui. E a te qui. Perfetto. Se il comandante mi buffa gli altri, top. Allora, dato che dobbiamo trovare la missione, se esistono queste tre cazzo di missioni che non riesco a trovare, ci facciamo un giro. Ah, guarda un po' chi c'è qua. Yo, omae mo utai ni kitan ka? Kore kara ikkyoku uta o motoru nya ga. Scusa, non ur. So ka. Ok. C'è pure Gita. Ya! Beshi, kore kara uta o omou nya kedo. Scusa, non ur. Nai. Se devo cantare con qualcuno, canto con la signorina, scusami. Ara, sa, uchi, kore kara u. Vai. Canta. Ah, mi dai. Ok, giustamente deve cantare lei, noi facciamo accompagnamento normale, va. Amante di Asura. Asura Komachi. Let's go. Io. Asura Komachi. Hibike kono uta. Go. Yo. San. Asura Komachi. Asura no yo.
Spettacolo. Mancato uno, mannaggia. Cantante scarso, non si permette. Saitohan,なかなかお上手ですな。場も盛り上がってますし、斉藤班も一曲いかがです？ Ma certo, canterò. Finché è gratis. Mi diverto. Ichi Sakura, Sakura Guerriero. Let's go. Ma stavolta canto io. Let's go. こんなに胸に響く歌は初めてです。まさかこんなに盛り上がるとは。またぜひご一緒しましょう。OK. Vabbè, adesso proviamo con gli altri due per forza. Tocca. Tocca cantare con tutti. Che fai? Te ne privi. Vai. Col mio bro, vai. Facciamo un Bagamitai, ti prego. Facciamolo impazzire. Let's go. Canta, canta. Ok, vivace, vai. Samurai Ondo, canto funebre del guerriero. ちょ、あの街。あ、そうね。君は初めね。あ、あ、え、あと何やった？いや、最近物忘れ半すぎて。侍だ。侍、女で踊りましょう。その踊りましょう。はい。思い出した。ネクロがいや。
Ma guarda, stanno ballando tutti. Spettacolo. Bellissimo. Conferimento vivace 91. Top. Che non fai un tentativo. Per forza. Sì, perché no, vai. Ichi Sakura di nuovo. Ok. Ichi-sakura. Let's go. Ma sì che spaccato. Fatto tra l'altro il locale. Forza. Ok. Però se mi fate fare sempre queste canzoni mi rompo un po'. Vediamo l'amico nostro se ci fa questo Bakamitai. Se non me lo devo andare a pagare sto Bakamitai, maledetto. Amico mio. Andiamo. Tanto pagate voi. Io sono contento di non pagare il karaoke, così posso giocarci a gratis. Canta. Vai vivace. Un'altra canzone almeno, comunque loro. Cinquini, tornerò eroe. Guarda com'è pronto lui. あげろよ勝ち時決まれよ長倉。あそれ生まれ落ちたるその日よりどうした胸や踊る肉汁の熱き誇りは燃えている根性なし遂げろ下克上の親子。 国境に錦を飾るべし。道上手ぶらで帰りはせぬぞ。
Sicuro perfetto. E si gode. Che ci cantare il prossimo pezzo. Vai, però voglio Magamitai, ti prego. Niente. Mi piace proprio questo cazzo di Iggy Sagur. Mannaggia. E dopo vogliamo, perché voglio fare un Magamitai. Passo e fugace, tu non fiato a fuoco nel sudore, anelo un pasto, modo avanti, ancora morire, ma l'impegno corre ancora, sto distraendo per provare a cantarla in italiano. Iggy Sagura. La distrazione, provare a cantarla in italiano. Iggy Sagura. Lesago il godo. Iggy Sagura. Ma adesso voglio godere con la Bacamitae, cantante scarsa, hai ragione. Sono fesso di 90 scarsi. Abbiamo aumentato la reputazione Fushimi Asset. Top. Nice. Magari era la reputazione bassa che non ci faceva avere le missioni. Allora, let's go. Voglio farmi, amico mio, ho bisogno di cantare un Bagamitai. Perché non mi fa fare gratis, però. Maledetto. Bisogno di un Magamitai. Il replay poi ci dobbiamo vedere. Cos'è questo? Un bel giorno per mangiare. Mi sa che non l'abbiamo fatto perché non c'è il replay. C'è una canzone che non abbiamo fatto, mi stai dicendo. No, certo l'abbiamo fatta, guarda là. Abbiamo i punti, quindi l'abbiamo fatta per forza. Bacamitae è 99, dobbiamo farla al 100%, vai, proviamoci. Let's go, godiamo, metto la musica a palla perché Bacamitae merita. Provo a cantarla pure, sbaglio sicuro se provo a cantarla. Sciocco che sono io, quale infantilità, inseguendo un sogno già caduto, son caduto giù, di me non sei capace mai, tutto quel sorriso è solo una bugia. Io ti amo, sono le parole che non dici mai. Oshimirare o nani rokimo. In giapponese è meglio. Nanoni, nanoni doshite. Sayonara wa ietano.
Dame dane. Dame yo. Dame nano yo. Anta ga suki de. Suki suki de. Dore dake sui o sake demo gananai omoite ga baka mitai. Madò, che spettacolo. Il nostro amico sacerdote guarda tutto gasato. Top. Bakamitai. Sempre nel cuore. Un va bene. Tutto bene. Mannaggia. Abbiamo fatto meglio altre volte. Che spettacolo. Ma non estendere, sono diventati un sacco di soldi, maledetto. Tornate di nuovo, prima o poi torniamo. Ok, allora abbiamo aumentato la nostra reputazione qui a Fushimi. Poteva essere questo il problema? Non saprei se poteva essere questo il problema. Vediamo un po' se sono apparse le missioni misticamente. Ma non penso in realtà, eh. Konnichiwa. No, non è apparso manco il cazzo. Allora Fushimi. Vediamo un po'. Oh, vediamo un attimo il equipaggiamento. Se c'è qualcosa di nuovo. No, abbiamo tutte le cose forti. Ce le abbiamo già messe. Allora, terreno aperto. Avventura. Segue secondarie. Stanno là. Stanno là, ma non mi dice come farle. Te maledetti. Lista completamento. Storia secondaria 4 su 5. Tre missioni secondarie. Grazie, non lo vorrei fare. Minigiochi. Mi dice che devo farle. Come esecutore perfetto. La danza l'ho fatta, sono troppo forte. La mano a servime. Rimorsivo sublime. Ah boh, queste qua. Sfide di sake, le cose. Ok. Corse di polli, vabbè. Queste qua non le faremo mai, ragazzi. Poker, mahjong, non le abbiamo neanche provate queste. Shoji una volta. Il canto potremmo farlo. Another life. Cosa mi dici? Coltivare la roba, come ho coltivato tutto. Pescare non abbiamo pescato tutto. Cucinare ci mancano le ultime cose. Ah, non abbiamo guadagnato serio dal commercio. Fiducia di Haruka. Questo lo farei. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa da Haruka adesso. I pasti, azioni di favore, maestri, perché ci mancano tre. Professor Junbei. Tutto stanza in base al castello. Ah, ok, capito. Ricercati ce ne sono un sacco. Guarda qua. Dungeon combattimento non li abbiamo fatti proprio. L'arena abbiamo fatto soltanto le prime 5. Glossario. Profili personali. No, cos'è? Madonna. No, ma che c'era qui? Il vero Kita, il vero Nagakura, il vero Inoue. Orio, innamorati, guarda qua, c'è pure la cosa innamorati. Alloggia presso. Colludono, assistente, Nagaoka. Nascoste informazioni a... Favorito la fuga. No, vabbè, bellissimo.
porca mazzo, amici. Però lei vorrebbe essere più che amici. Sasaki. Lui non l'abbiamo mai incontrato, ammirare la Maria del Vakuf. Poi lo Shoku. Che spettacolo c'è tutto questo. E abbiamo scoperto tanto ora. L'uomo misterioso. Stessa persona, eh. Era in 9. Madonna, Takeshi, che combinato. Glossario invece cos'è? Ebisu. Che carino. La miniera, ti dice tutte le cose che abbiamo scoperto giocando. Memoria. Ah, mi racconta la storia. Le cose che abbiamo trovato forse sono. Ok. Taccuino. Cosa c'è? Ok, queste cose sono proprio le cose easy. Modalità foto, vabbè. Registro il legame. Avventura. Vabbè, cliente abituato su queste stronzate qua. Other life. Di coltivare cose. Questo qua è il legame degli udon e le cose varie qua. Ma non so. Queste le amicizie mi è piaciuto farle tutte quante. Le abbiamo fatte tutte. Combattimento invece, vabbè, picchia gente, queste stronzate qui, quindi niente di interessante. Allora, andiamo a farci questo giro qua intorno per vedere se acchiappiamo raccogli. Magari il nostro mio amico qua ci sblocca qualcosa, non lo so, perché sulla mappa non è uscito niente proprio. Saito. Vedete il tempo? Sì, piace, parliamo. Consegno scritto e discutine. Guarda qua quanta roba abbiamo trovato. Questa è la testimonianza diretta dell'arrivo delle navi in Giappone della navi nera. Incredibile. Pare che dopo tutto i cittadini non fossero così spaventati. Anzi, sfruttano l'opportunità per fare soldi. Che ingegno, incredibile. Quanta creatività hanno i giapponesi. Che tipo di scritto avete portato stavolta? Vai, diario di una casalinga. Ah, questo l'ha scritto un artigiano. Racconta di come gli scribi internazionali abbiano aumentato il costo della vita. L'aumento dei prezzi è una cosa grave, soprattutto sul popolo, no? A proposito, durante il mio soggiorno qui ho notato che voi altri non mangiate molta carne. Che stranezza, dopotutto è squisita. Si dice che è un'influenza buddista, dato che vieta di uccidere gli altri esseri viventi. Anzi, ho sentito molti fonismi dei venditori di carne. Chiamano la carne maiale peonia e quella di cervo foglie d'autunno. Ah, affascinante. La gente trova sempre un modo per piegare le regole a proprio favore. Eppure immaginate, potrebbe esserci ristoranti in città con un segreti solo per quelli che se ne sono al corrente. Che tipo di ci stanno sicuramente. O almeno gli altri Yakuza era così quando finì il menù. Consegnato testamento e sono gli oggi. Dunque, ecco qui l'ultimo testamento di Li Naosuke. Dedicò la sua vita alla difesa del Bakuf. Verso la fine deve aver agognato più di ogni altra cosa di vedere il governo unito.
Il Bakufu perse molto potere alla porta Sakurada. Far fuori l'opposizione aveva recitato le cose nel breve termine, ma alla fine provò solo che si stava indebolendo. L'Inosuke divenne la rovina di se stesso, con ogni scelta che pensava essere giusta. Che storia. Il piano di un assassino. Questo l'ha scritto un assassino vero alla porta Sakurada. Non ho parole. Un atto di puro terrorismo. Immagino che le voci siano diffuse rapidamente dopo l'accaduto. Sì, inizialmente il Bakufu. Cerco di tenere la morte di Nanosuke nascosta, ma non riuscì a lungo. E ovviamente, con Tairo fuori dai giochi, la fazione Sannojuji si diffuse liberamente per tutto il paese. Per questo che il Giappone è un luogo pericoloso per gli stranieri, come avevi ricordato. Me ne avete portati altri, vero? Sì, ne abbiamo un sacco. Uno sguardo storico all'ideologia Joji. Suppongo che dopo secoli di isolamento, aprire il paese non avrebbe mai potuto essere facile. Dopo essere stati costretti ad attaccare un trattato così ingiusto, ad accettare un trattato così ingiusto, comprendo perché taluni detestino le potenze straniere. Ma il loro odio oltrepassa ogni limite. D'accordo a proteggere il Giappone, ma hanno trasformato il paese in un covo di viperi. Dubito che si riesca a ottenere un vero combattimento, considerato lo stato delle cose. Questa terra ha bisogno di unità. Che tipo di scritti avete portato stavolta? Forse l'incidente del 18. Lo scontro del 18 agosto, quando i Kosh furono cacciati da Kyo. E cosa che fece rincorrere i Kosh così tanta violenza per espellere gli stranieri del Giappone? Dipenderà dalla loro posizione. Kyoshu si trova sul mare e per questo è un porto invitante per navi straniere. Questo, ovviamente, fornisce loro una maggior comprensione della situazione all'estero rispetto al resto del Giappone. Capisco perché temono così un'invasione, perché sono quelli che più di tutti gli altri domini ne sono minacciati. Mi sembra giusto, vivendo lì, schiacciare lo scaniero diventa una triste abitudine. Inoltre Kyoshu si oppose a Tokugawa durante la battaglia di Sekigahara. Non andranno mai d'accordo con il Bakufu. Personalmente, penso che il risentimento latente tra Tokugawa e l'odio verso gli stranieri li abbia radicalizzati. Capisco. È affascinante come la storia e ambiente si mescono per portare una terra agli estremi. Ah, proprio interessante, mostramelo. Scritto di un sopravvissuto. Uno scritto piuttosto acceso sulla relazione tra Kosho e Satsuma. Proprio se avreste dirmi per quale motivo desidero essere così tanto. Sul piano ideologico differiscono molto. Se da un lato Satsuma preferisce collaborare con il Bakufu, Kyoshu vorrebbe vederlo scomparire. E come puoi ben vedere, l'incursione non ha fatto altro che acuire l'odio tra i due. Che peccato. Entrambi gli schieramenti pretendono di rivitalizzare la nazione. Spero che almeno possano evitare lo scontro. Ah, pare proprio interessante. Mostramelo. Tutte queste materiali. Che mi venga un colpo. Questa è una petizione rivolta al Bakufu scritta da una nave diretta ad Edo. Un attimo, la lettera nomina alcuni capitani della Shinsengumi a bordo. Sarà mica parlando di voi, signor Saito. Non che io sappia. No, che scoperta incredibile, che meraviglia. Potete immaginare un Giappone all'indomani del Bakufu. Onestamente mi stupisce sapere che c'è gente di questo paese che si prepara a tale evenienza. E su una barca poi. Un soldato a Shinsengumi. Questo è un soldato a Shinsengumi, veramente interessante. Gli altri a Shinsengumi siete sicuri? Siete piuttosto severi. E così pare. Già, quando entrai a far parte dovetti lottare con due capitani, uno dietro l'altro, con spare vere.
Non usano katana e ring durante il reclutamento, è da pazzi. Una volta entrati è solo peggio. Niente denaro in prestito, niente processi penali. E i disertori devono fare compiere il seppuku. Mi ho sentito parlare. Trafiggersi l'addome con una spada è da far accoppanare la pelle. Credete anche nella vostra causa, ma fate venire i brividi. Considerazioni sui lupi. Questi sono i pensieri di un cittadino rivolto alla Shinsengumi. Dipingevo i capitani come se fossero i mostri. Ditemi, chi è il più forte tra di voi? Forse voi, Saito? Non saprei, tutti i nostri capitani sono esperti guerrieri. Non vanno sottovalutati. Santo cielo, già sento a credere che ci siano altri forti quanto voi, signor Saito, figurati il più forte. Osservazione soldato Mimigawari. Ok, quegli altri là. Mimawari Gumi. Shinsengumi, Mimawari Gumi. Entrambi battuglie di Kyo. Cos'è che vi distingue? Questi appunti rivelano che Mimawari Gumi non ha il codice di ferro che avete voi. Dunque in generale sono più tolleranti. Non direi, in realtà penso che siano già così disciplinati di non avere bisogno di un codice di ferro. Cosa intendi dire? È composta da uomini di potere. Hanno molto più da perdere se uno di loro si mettesse nei guai. Non ne va solo della loro reputazione, ma anche della famiglia che servono. La società intera potrebbe ripudiarli. Dunque sono molti motivi per cui comportarsi bene, codice o meno. Capisco. Possono essere piuttosto limitati. La reputazione e il prestigio. Limitanti. Castigo divino, momento inflitto. Vediamo un po'. Io ho bisogno di un po' d'acqua però. Leggere così tanto mi secca un sacco la gola. Ok. Castigo divino, nuovamente inflitto. Questo è un articolo sui cosiddetti macellai. Santo cielo, se sono spaventosi. Grazie mille, signor Saito. Grazie ancora. Attento, un guerriero che crede di avere cieli sulla sua, dalla sua, può essere parecchio spaventoso. Ah, il Tenchu. Ma certo. Così non va proprio bene. Che c'è? Se i movimenti a stessi linee non si placano, temo che in futuro per il temo il futuro del Giappone. Cosa succederà? Se forse i soldati sono troppo occupati a farsi la guerra a vicenda per difendersi dalle minacce straniere. Stai dicendo che siamo troppo vulnerabili? Sì, almeno ciò che penso. Se non deciderà di adunarsi sotto un'unica egidia, l'intero Giappone verrà inghiottito. Credo che sia giunto il momento di smettere di farvi la guerra. Siamo su questo piano, anch'io temo le minacce straniere. Prima di iniziare la negoziazione, bisogna raggiungere l'unità. Sfortunatamente, è quel che manca al Giappone, il momento a voi cruciale. Ma ne portati altri, vero? Sì, altri 4, 5. Le avventure di Nakama Manjiro. Ah, capisco. Questo parla di John Mong. Che storia. Siete parecchie voci su di lui. Come pensavi sia sopravvissuto su quest'isola, su quell'isola disabitata? Non saprei. Si dice che vivesse in una grotta e mangiasse gli uccelli del posto. Però, deve essere stata dura. E pensare che in seguito riuscì perfino a tornare in Giappone. Scommetto che un libro su di lui ispirerebbe le generazioni future. A proposito di un certo mercante. Interessante, molto interessante. Questo resoconto ci ridà lo scozzese Thomas Glover. Glover è un abile imprenditore. Vendere armi sarà anche un lavoro spaventoso, ma a quanto pare abbastanza lucrativo. Com'è che ha così tante armi da vendere?
purtroppo la Gran Bretagna non è stata nelle campagne militari, specie negli ultimi anni. Questo non fa che far circolare armi. Non ci vuole un tipo astuto come lui per vedere che il Giappone ne ha bisogno in questo momento. Glover. Pare che più per denaro si ha meno valore e si attribuisce alla vita umana. Perché? Che tipo di scritto avete portato stavolta? Ok. Edo Mattino. Diario di una casa di Edo. Guardate qui, il diario di un uomo di Edo. Racconta com'è andata la mattina. Voi altri giapponesi amate questi bagni pubblici. Ci andate ogni giorno. Alcuni anche più di una volta al giorno. Che? Ma fa male. Tutto con moderazione, come si suol dire. La Gran Bretagna non ha i bagni? Come vi tenete puliti? Ci laviamo, certo, ma non in modo eccessivo. Farlo tutti i giorni mi sembra esagerato. E poi il fatto che uomini e donne si bagnino nella stessa vasca, ne sarei troppo imbarazzato. Noi non ci facciamo questo tanto caso. Le terme sono un buon posto per socializzare. Non è facile prepararsi un bagno a casa propria. È molto più semplice andare a quello pubblico, suppongo. Anche se, a volte è vero, le donne ricevono qualche occhiata. Che mi venga un colpo. E pensare certe volte mi tengo pienamente avvezzo alle nostre differenze culturali. Ah. Ok, siamo giorno, vediamo cosa fa. Ah, hai reso conto di una giornata lavorativa di un uomo di Edo. Curioso, lavorare nell'edilizia, eppure dice aver estinto degli incendi. Le nostre città sono tutte di legno, gli incendi vanno spenti subito, anche a costo di abbattere una casa vicina. Gli operai sanno come sono fatti quegli edifici, però sono i più capaci a spegnere un incendio quando inizia a propagarsi. Ah, capisco. Perciò forse era. Capitano spesso gli incendi? Purtroppo sì. Che si tratti di un incendio doloso o di una candela lasciata accesa per dimenticanza, capitano fin troppo spesso. Una volta fu uno schizzo d'olio bollente di una tempura a far scoppiare un incendio. È per questo che certi ristoranti vengono costruiti accanto ai ponti adesso, per domare presto le fiamme. Ah, interessante. Aspettate, continuate a mangiare tempura anche a rischio di bruciare un intero quartiere. Deve essere proprio buono. Saito, dobbiamo andare insieme a mangiare tempura. Prima devo dire che forse no. Sei un tipo allegro. L'ultimo scritto che c'è, amico mio. Sei sbiadito un po', amico. Ah, è il diario di un uomo di Edo che racconta come andava il primo riccio. Si dice che la gente di Edo abbia soldi solo per oggi. Che significa? In modo di dire, molte persone considerano Iki spendere i soldi lo stesso giorno in cui li hanno guadagnati. Che? Avete detto Iki? Ah, scusa. Significa alla moda? Furbo? Capisco. E così in Giappone è ben visto spendere i propri soldi invece che conservarli. Or dunque, signor Saito, andiamo a bere un altro po'. Berremo tutta la notte spendendo per il lavoro fatto oggi. Dammi tregua. Tanto non fai altro che bere comunque, no? A prescindere da quello che conviene nella giornata. Ma è la cultura giapponese. Posso dirgli qualcos'altro? Non lo so. No. Possiamo discuterli però, quindi posso riprendere tutti i dialoghi. Vabbè, non ci serve. Allora, iniziamo da questa parte della città. Anzi no. Oddio, sì, vai, ci facciamo tutta questa parte di sopra. Poi dove si vede? Qui non si entra. Qui neanche.
Annaco, fammi mangiare un po', va? Voglio completare tutto quello che c'hai. いい味だ a capire come posso esservi verso questa quest. Giriamo la ruota, va? Prendiamoci questi mini mesh. Che palle, tutti i mini mesh. もう1回回せますよ。どうだ。何個目ですっけ。もう1回回せますよ。出た。あらら。あらら。もう1回回せますよ。 Altri due giri. E saranno altri due fallimenti. Che arriva soltanto il super premio e tutti i premi piazzotti, poi. Niente. Un'altra volta dobbiamo girarla ancora questa ruota per avere un successo. Allora. Allora andiamo a casa allora. A questo punto andiamo da Haruka a vedere se possiamo fare qualcosa con lei. Sì, voglio andare a casa. Poi stasera ci facciamo il finale. Allora, raccogliamo. Ah, possiamo anche fare una ventina. Fattoria, volevo completarlo. Ci mancava lo spaventapasseri. Un uovo alla volta, tre galline là dentro. Io ho preso il coso super top per avere più uova. Ocarina, riposiamoci un po', magari succede un'altra scena con Ark. Sì. Ti agime. Oh, scusa Ark, era solo pensiero. Non mi hai sentito? Non è che le orecchie tappate, forse potrei pulirle. Lo faresti davvero? Oji-san. Cocci. Sore già, hajimeru ne. Wow, kekko aru ne. Oji-san, jibun de mimi souji toka shinai no? Ah, amari shinai na. ダメだよ。こまめにしないと。わ、奥に大きいのがある。取れるかな。ま、こんなところ。よいしょ。ごめんね。その痛かった。 少し
言いたかったな。うん。おかげですっきりした。それに人に耳掃除してもらうなんて、昔母親にしてもらって以来久々だ。モメントフィールズ。私も昔お母さんによくやってもらったな。もうやってもらうこともないんだね。はるかのお母さんはどんな人だったんだ？優しい人だったよ、とっても。ちょっとおせっかいなところもあったけど、誰よりも私のことを心配してくれてた。まさかこんな早くお別れすることになるなんて思わなかった。はるか。あ、ごめんね、しんみりしちゃったね。いや、構わんさ。むしろはるかの本音が少しでも聞けてよかった。お前はどこか本心を隠す癖があるからな。そうかな。ああ、まあそれはお前が優しいからだろう。悪いことじゃない。ただ俺でよければいつでも話くらいは聞いてやる。それを忘れるなよ。溜め込みすぎるのも体に毒だからな。おじさん、うん、ありがとう。ちょっと取り sempre come fa parlava lei. Prepara il bagno. Magari fa un'altra scena. Bene, ti ringrazio. Come va Zajima? Sono così tanto ogni giorno che è importante rimanere puliti, perché ti lavi la schiena. Va bene. お背中流すね、おじさん。自分では全部は手が届かないからな。それにしてもいい気分だ。よかった、おじさん。背中大きいね。まるでお父さんみたい。はるかのお父さんの背中もよく洗ってあげたのか？うん、小さい頃はよくお父さんと一緒に入ってたよ。背中を流してあげるとすごい喜んでくれて、ボソッとありがとうって言ってくれたの。洗ってる私も嬉しくなっちゃって。最近は全然背中を流してあげたりとかしなかったけど、もっと流してあげればよかったかな。はるかのお父さんはどんな人だったんだ？いつも寡黙でぶっきらぼうで、でも優しい人だったよ。実はおじさんに結構似てるんだ。ほう、そうなのか。うん、小さい頃はお父さんみたいな人と結婚するとかよく言ってたな。はるかのお父さんも娘からそんな風に慕ってもらえるならきっと幸せだったんだろうな。そうかな。ああ、きっとそうさ。もちろんもっと長く生きたかったという悔いはあるかもしれないがな。だ
が、死んだ人はもう帰ってこない。俺たちにできることは、その人たちの分まで必死に生きることだけだ。だろ？うん、そうだね。私、お父さんやお母さんの分まで頑張る。頑張って、頑張って、うちの家みたいな素敵な家庭を作るんだ。はるかなら、きっと温かい家庭を作れるさ。ドップ。Rinfrescata. Perfetto. Adesso per aumentare dobbiamo soltanto cucinare, mi sa. Per aumentare il legame con Aruka. Vediamo un po'. Oh, vorrei provare a cucinare tutte le cose. Cos'altro ci manca? Questa qua la possiamo cucinare. Ok, questi altri qui no. Questa qua sì. Let's go. Sakoi. Let's go. Yosh. Ancora. Ok. La cosa è che si deve cuocere e basta. Non taglia niente. Ok. La castella. Non è piaciuto, non è piaciuto. Soffre, soffre, soffre. Castella accorrata speciale, uno spazio, buttami che rimesce nella cesta. Ok, sì, voglio cucinare assolutamente. Allora, abbiamo le cose speciali qui, questo qua. Dobbiamo fare un'altra zuppa rinvigorente e un bushi salutare. Ah, eccolo qua. Zuppa rinvigorente, zuppa di misera. Sì, un'altra zuppa di misera e un bush salutare, ok. Zuppa di misera rinvigorente. C'è per giusto una e possiamo farla, perfetto. Almeno. Sakoi. Sminuzziamo. Non spegnere il fuoco. Ok. E adesso due gli altri là. Nel frattempo ogni piatto che prepariamo comunque. Aruka è contenta. Leviamo i grimesci. Anche se poco contenta, devo dire. Come si chiamava? O qualcosa. Ombushi salutare dovrebbe essere. Sì, sono proprio due ombushi salutare. Ci possiamo fare giusto giusto due. Che culo. Ok. Yoshi Arzu! Let's go. Sakoi. Tagli affetto. Perfetto. Yoshi Arzu. Aspettiamo le scintille. Eccoci qua. Cottura perfetta. Yes. Mi è piaciuto. Altre 5, ne dobbiamo fare un altro, vai.
Allora, c'ho qualche altra polpetta. Sì, nigrimesci, eccoli qua, nigrimesci che occupano l'inventario, maledetti nigrimesci. Andiamo. Bush, salutare, vai. Let's go. Non facciamo spegnere il fuoco. Aiutiamo. E poi giriamo il pesce. Let's go. Grande. 味を見てくれ。悪くないだろ? Piaciuto, buono, buono. Tu sei servito a mangiarci 5 prima. Allora, nigrimesci. Ciao, nigrimesci. Tagliere incrinato. Perfetto. Direttore gastronomico. Altri 5 piatti per arrivare alla fine di questo percorso di direttore gastronomico. Ecco qua, Hanamaru. Vediamo un po' cos'è, come esce. Madonna, velocissimo. Let's go. Dio, sarà veloce il tagliare. Per questo è abbastanza rapido, però almeno è fattibile. Il tagliare. Devo stare attentissimo. Mamma mia, velocissimo. Condimento. Paurissima qua. Infatti, lo sapevo. Fatta merda. Così così. Questo qua è fattibilissimo. Per spegnere il fuoco è quello che ci viene meglio. Un po' troppo salato, si dice che fa schifo. Vedi, non è convinto. Che buono, c'è così tanta magia che scommetto che anche un lottatore sumo avrebbe piazzato. Che abbiamo provato normale, senza speciale, cose del genere. Sì, voglio cucinare ancora. Fammi vedere un po' cosa possiamo cucinare, come possiamo cucinare. Che dobbiamo fare questi adesso? Chirashi sushi appagante, stufato rinvigorente. Allora, stufato dello spirito, no, stufato rinvigorente, ci manca il gambero. Chirashi sushi appagante però possiamo fare. Quanti ce ne serviva? Uno? Vabbè, dobbiamo andare a compiere per forza. Che il gambero di certo non lo troviamo nell'orto. Ecco le scintille. Allora, quindi vediamo un attimo cosa ci serve per cucinare il resto. Così poi andiamo in città a fare un attimo a compere. Stufato rinvigorente. Stufato rinvigorente. Mi serve un gambero. Un gambero, ok. Questo ci manca. Uno stufato tecca. Insalata di verdure ristoratrice. Ok, sto
fatto tecca. Lo possiamo fare. Pensate per la ristoratrice, no, perché ci mancano delle rape. Ok, tu invece, stufato piccante, frutti di mare e miso, stufato dello spirito e pesce spada. Ok, stufato, stufato dello spirito non lo possiamo fare perché ci manca l'anguilla. Com'era quell'altro? Stufato piccante, frutti di mare e miso. Stufato piccante, frutti di mare e miso. Serve una soia, il salmone. Serve un sacco di roba. Vabbè, dobbiamo andare al pescivendolo e comprare tutti i pesci che c'ha. 5. Ma dove stiamo tranquilli? Allora, prima cosa, prendiamo il nostro raccolto. Raccogli tutto. Le rape, chissà quanto siamo arrivati di rape. Fai vedere un po'. Inventario. Prodotti, le rape. Rape ci servono per cucinare. Dove stanno? Io non le vedo. Ah, eccole là. Cioè abbiamo due rape. Beh, ne compriamo un po' dal fruttivendolo là vicino. Ok. Vorrei cucinare tutti i piatti per concludere la nostra avventura in cucina e poi stasera ci facciamo il finale in santa pace. Mercato del pesce, prendiamoci il gamberetto, ci serviva. Prendi tre. Abbiamo comprato tutto almeno a 3. Ok. E il gamberetto ci serviva, sì. Spero di sì. Fruttivendolo. Allora, fruttivendolo. Serve la rapa, fruttivendolo. Non c'è le rape. Ma tu, amico mio, non c'è le rape. L'unica cosa che mi serviva non ce l'hai. E qualche peperoncino in più, non sa mai. Madonna, non c'ha le rape questo. Me devo coltivare per forza io le rape se non ce le ho. Allora cambiamo un attimo il piano agricolo. Ci buttiamo un sacco di rape. E mentre cuciniamo il resto, mettiamo a far male rape così. Non mi ricordo neanche quante cazzo me ne servono in realtà. Allora, il piano agricolo. Riviamo queste cose qua. Carote, daikon, che ce ne abbiamo in quantità industriale. Ci mettiamo tutte rape qua dentro. Ok. Cuciniamo quello che riusciamo a cucinare e poi veniamo qui. Carina, sai, giustamente tu sei contento quando torniamo a casa ogni volta. Perfetto, così. Sì, mi piacerebbe cucinare. Allora, vento demoniaco, mi serve uno stufato rinvigorente. Stufato rinvigorente. Che non leggo. Stufato rinvigorente. Gambero, non gamberetto. Ti odio. Non ce li abbiamo. Devo andare a pescarlo. Quindi questo qua non lo possiamo fare per il momento. Stufato tecca, insalata di verdure, ristoratrice. Stufato tecca.
Vai. Sa coi. Vai, è tutto a metà. Sa te tsukuru ka. Yosh. Sono sbagliato last. Sa coi. X. Yosh, yarzo. Non spegnere il fuoco. Ok. Ah, la quantità giusta qua è sempre troppo buona. Ah, bel lento. Devo farlo quando arriva lì sotto, praticamente. Quasi il 100%. Spegnere il fuoco. Ok, perfetto. Yoshi. Tocca speciale pure t'ho fatto, ti è fortissimo. Sì, adesso dovremmo poter fare una delle cose là sotto se non sbaglio. No, perché ci manca un'insalata di verdure ristoratrice. Insalata di verdure ristoratrice. Let's go. Sakoi. Aia, iniziamo male col combattimento. Velocissimo. Mamma mia. Oh. Però almeno non è andata male. Dai. Taglia a pezzettini. Ok. Sakoi. Taglia a pezzettini e ti cerco. Let's go. Però questa qua è speciale. Oh, pietra del dio dell'acqua così. A caso. Da dentro all'acqua sì. Non funziona, non ho ancora capito. O ce la regala lei. Ecco qua. Il cibo e la tua medicina. Let's go. Uno dei piatti super top. Andiamo. Che effetto bello sottile. Perché non è andata? Sakoi. Era molto veloce per questo. Taglia effetto. Ok. Yoshi, arzo. Effetto per questo. Let's go. Yoshi. Ah, giriamo un po' di pesce. Aspettiamo le scintilline. Eccole. Let's go. Yoshi. Vediamo un po' come è uscito fuori. Era buono, proprio quello che ci voleva tanto di quello bene. Cibo e la tua medicina. Allora, bel piattone. Direttore gastronomico, siamo fortissimi. Allora, sì, mi piacerebbe cucinare. Vorrei preparare l'ultimo piatto della lista, che forse ci riusciamo. Stufato piccante, frutti di mare e miso. E stufato di spirito. Allora, stufato di spirito, eccolo qui. Yoshi. Grande. Questa quanto è giusto, ok. Qua è sempre tosta. Ok, va piano. Va piano piano, piano piano, piano piano. Arriviamo lì. Ok. Ok. Vabbè.
Vabbè. Perfetto. Sa koi. Vai a pezzettini. Yoshi. Ok, abbiamo cucinato anche questo. Let's go. Andiamo a fare il prossimo piatto. Una pietra focaia. Cuciniamo. Allora, che serviva? Stufato piccante, frutti di mare e miso. Ok. Stufato piccante. Ah, cazzo. Ci mancano le soglie e il salmone. E niente, non possiamo farlo. Sedoli, dobbiamo rimandare. E vabbè, andiamo. Vediamo se qua è cresciuto nel frattempo qualcosa, sì. Raccogli. Abbiamo qui varie cose che possiamo prendere. Vabbè, direi che facciamo questo. Vediamo quanto riusciamo a completarlo. Teoria, tutto a posto. La squadra è l'ultima cosa che mi interessa. Il sacerdote. Per poco non prendiamo il sacerdote al massimo. Che peccato. Vabbè. Andiamo via. E facciamo un raidino. Mi sa che è proprio ora di fare un raidino. È tempo di raidini. Andiamo a vedere un po' chi c'è in live per poter fare questo raidino. It's time to pappare. Ma ciao Piz. Sì, è it's time to pappare. È proprio il tempo del pappo. Anche perché lì in fondo c'è la nostra missione finale. Siamo... Guarda, adesso ti faccio vedere. Se andiamo a salvare, che dici? Guarda qua. Finale. Arrivo dell'alba. E quindi stasera alle 22 finiamo questo gioco. Si piangerà? Si godrà? Entrambe le cose, probabilmente. Intanto ci andiamo a fare un raidino. Vediamo un po' da chi possiamo andare. Ah, l'amico è già staccato. E allora tocca andare dal poto. Mix di emozioni, esatto. Mix di emozioni, assurde, come al solito, per forza. Allora. Vediamo un po' se Twitch da cellulare non mi scamma quest'oggi. E riusciamo a fare un raidino sistemato. Anche se dubito che non mi scammi. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso. Allora, ecco qua, già non riesco più ad entrare nella live. Perfetto. Iniziamo bene. Connessione in corso, perfetto. Piz, ti ringrazio per essere passato. Un bacione fortissimo. Andiamo a trovare i nostri poti che stanno giocando a Elden Ring, il poto. E mandiamogli un bacione. Un bacione anche a te, Piz. E ci vediamo stasera, se vuoi. Mi trovi qui alle 22. Il raid partirà tra un po', perché il telefono è sempre lento e non mi fa cliccare, perché è un maledetto il nostro telefono. Odio Twitch al telefono, Piz, devi sapere questo. Lo odio davvero un sacco. Quindi dobbiamo attendere finché il raid non vola verso nuovi orizzonti. Gli orizzonti del poto. I poto orizzonti. E poi stasera andremo lì al Teradaia a vedere cosa succede. Sono un po' triste che stia per finire, ma sono anche un sacco emozionato per vedere come finirà. Quindi, se riuscite ad esserci, mi fa un sacco di piacere vivere questa esperienza con voi. Vi lancio un altro bacione, perché a breve potrebbe partire il raid.
e buon appetito nel caso. Ah, Milo Mare quanto è bella, spira tanta sentimento. C'è proprio un intermezzo musicale, per forza, tocca. Oggettino a terra, il ride non vuole partire. Buona pappa anche a te, Fizz. Eccoci qua.